Francesco Ardito, fondatore di Last Minute Sotto Casa, che io ho intervistato qualche tempo fa, e vorrei che lei raccontasse come è nata l'idea, perché non mi ricordo se erano le brioche o il pane, però insomma era interessante l'intuizione iniziale della vostra applicazione, che anche in questo caso va a recuperare gli eccessi, le rimanenze, però per rimetterle in un qualche modo sul mercato con un minimo di for profit, nel senso che poi i commercianti vendono sostanzialmente questo cibo con degli sconti. Quindi come è nata l'intuizione? Erano le brioche o il pane? Non me lo ricordo. Erano, diciamo, entrambe, nel senso che, se vogliamo, l'idea nasce dal fatto che succedeva a me spesso di andare a comprare il pane in prossimità dell'orario di chiusura e vedere che queste panetterie avevano ancora 5 pezzi di pizza ai wurstel, 3 pezzi di pizza alle cipolle e 3 arancine siciliane, e io chiedevo sempre: che fine fa sta roba, fra un quarto d'ora, fra 20 minuti? Ed era la risposta più frequente, purtroppo, era sempre: la buttiamo via. Però ricorda bene anche l'episodio delle brioche, perché in effetti questa cosa era successa tante volte. E dopodiché una sera proprio vidi un bel bar elegante della mia zona dove alle 7:15 c'erano ancora 10, 12, 15 brioche in vetrina. Sono entrato, ho chiesto: che succede fra un quarto d'ora? Una la mangio, le altre le butto. E lì, uscendo, mi sono guardato intorno, noi siamo a Torino nell'incubatore del Politecnico, vicino a quel bar ho detto: a 200-300 metri qua vivono migliaia di persone e queste migliaia di persone hanno uno smartphone acceso. Allora, se questo commerciante, che sta per rischiare di avere una perdita economica, di far male al pianeta, di buttare un prodotto, potesse informare con la massima semplicità, come fosse un SMS, tutti quelli che abitano a 2 passi da casa propria, un megafono digitale di questo tipo consentirebbe probabilmente a questi vicini di scendere, certo, e andare a prendere il prodotto a prezzo molto scontato. Quindi vince il negoziante, che incassa qualcosa e vede nuove facce entrare in negozio, vince il cliente, che compra un prodotto fresco a prezzi bassissimi, ma soprattutto vince il pianeta. Ecco, allora vediamo il video che ci racconta meglio anche il meccanismo. Un video simpatico che abbiamo realizzato 2 minuti per rendere l'idea. Silenzio, per favore. Seduti. No, anzi, cambiamo. Un in piedi, uno seduto. Oggi parleremo di spreco, signori. Ma noi ci facciamo fuori 1,3 milioni di tonnellate di cibo, 146 chili a testa all'anno. Scrivete: problema. La signora Marisa, pescivendola di Torino, ore 17, ha 4 rate splendide, freschissime, e non riesce a bere. Marisa, su! Ma guarda, dai! La signora Marisa usa Last Minute Sotto Casa per informare tutti quelli che abitano vicino alla sua pescheria che ci sono 4 bellissime orate fresche a metà prezzo. Il messaggio arriva a tutti, anche a Roberta. E questa è Roberta, appena uscita dal lavoro, e sta andando a prendere i 2 gemelli a basket. E si è dimenticata anche di fare la spesa. Ma vai, Roberta, vai! Bene, allora ragazzi, avete capito? Avete compreso? Vince il cliente, vince il negoziante, vince il pianeta! È molto semplice, avete capito tutti? Pandelli, ti vuoi levare le dita dal naso? Il naso è del tuo compagno, smettila! Allora, scusate, no, questo è scarico. Carlo? Ragù? 2 euro? Ma io non me le perdo più. Ecco,
Come sta andando questa applicazione? Molto molto bene, molto bene. Siamo felicissimi. Siamo partiti appunto dal nostro quartiere di Torino nella fine aprile-maggio dell'anno scorso. È partito il primo panettiere, che poi l'ha saputo il verduriere vicino, poi l'ha saputo il macellaio, poi su un mercato l'ha saputo un banco, poi vabbè, per fortuna l'ha saputo l'assessorato al commercio del Comune di Torino, che ci ha convocato e ha detto che bella idea. Abbiamo iniziato a parlarne in pubblico, ne ha parlato la stampa, la televisione, e adesso siamo contenti, perché siamo veramente su tutte le pagine dei giornali, sulle televisioni in continuazione. Ci stanno chiamando le amministrazioni pubbliche, siamo veramente in tournée, in tour per l'Italia. Abbiamo toccato Genova, Roma, Napoli, Palermo, Pavia. Continueremo a fare, a breve saremo anche a Milano con delle conferenze stampa, dove gli assessori al commercio sono contenti perché aiuta il commerciante, l'assessore all'ambiente è contento perché aiuta il pianeta. Rendiamo anche una cosa sociale, perché da noi chi vuole comprare deve scendere, andare a fare due parole col macellaio, col panettiere, quindi ci sono una serie di aspetti particolari dell'uso della tecnologia. E niente, noi adesso abbiamo superato da poco 25.000 utenti già registrati che utilizzano ogni giorno, e come dico sempre, a fronte di commercianti che incassano qualcosa a fine giornata, ci sono anche cittadini che hanno, almeno visto che viene messo al 50-60%, 70% a volte queste promozioni, perché ripeto, la stanno buttando, abbiamo cittadini con un po' più di soldi anche in tasca, che perché no, potrebbero utilizzarli per comprare un libro al figlio, quindi non abbiamo la pretesa di rimettere in moto il paese, ma perché no, c'è un altro elemento di vittoria. Può aiutare. E lo sconto più o meno quant'è? Mediamente vanno dal 50% in su. Devo dire, se ancora un attimo, perché giustamente abbiamo i tempi molto... Noi stiamo facendo un grosso lavoro, siamo partiti da poco, quindi stiamo imparando la lezione, stiamo imparando a guidare bene la macchina. Noi all'inizio avevamo parecchi commercianti che si iscrivevano e giustamente dopo un attimo cosa facevano? Venite da me, zucchini anziché 8,750, patate anziché 5,440. Noi abbiamo sempre detto che noi non siamo una vetrina online, non siamo un volantino, non siamo un sito di sconti, noi siamo un'iniziativa che viene in azione e ti aiuta quando stai veramente per buttare via un prodotto. E allora, se lo fai così e lo sconto, quindi lo fai veramente del 50-60, perché lo staresti per buttare, vedrai che gente nuova arriva, può venire che ti comprano anche un cartoccio di latte mentre vengono a comprare quel che vengono, e noi in questa fase abbiamo cambiato un po' la logica, ci costa molto, ma stiamo telefonando, ogni negoziante che si registra riceve una nostra telefonata e dopodiché è in grado di partire, perché gli spieghiamo bene questi meccanismi per non rischiare di diventare uno dei tanti siti di offerte online, che ripeto non è questa la nostra filosofia. Stiamo incontrando parecchi investitori, perché la macchina comincia a correre, comincia a costare, eravamo in due, adesso siamo in sette, però devo dire siamo molto molto contenti dei risultati. Grazie. È un dato, prego. A Torino adesso, la città dove siamo partiti per primi, chiaramente per prima abbiamo superato la tonnellata di cibo che ogni mese non viene gettata via dai negozianti che usano l'applicazione. Solo a Torino ci sono più di 200 negozi già e siamo molto felici.